Non si può commentare in un campionato soltanto le vittorie, capita anche una sconfitta e da qui dobbiamo essere bravi a sapere che cosa abbiamo fatto non di buono e migliorare ancora. Tutto bello, almeno sino alla gara interna contro il Potenza. La sconfitta però fa anche parte del calcio. Ha perso per la prima volta in questo campionato. Domenica scorsa il Cerignola ha perso non solo la partita contro i Lucani, primo atto di un trittico in 8 giorni, ma anche la vetta della classifica, ora occupata dal Benevento. Raffaele, giustamente, non fa drammi. Purtroppo nell'arco del campionato ci stanno anche queste partite dove gli episodi sembra che ti vanno tutti contro, però è anche vero che abbiamo patito qualche situazione durante i 90 minuti su cui dobbiamo avere il tempo di andare a lavorare per riassettare delle situazioni che ci hanno penalizzato un po' nella fase finale dell'azione. Dobbiamo cercare di digerire in fretta questa partita e pensare già a mercoledì, perché abbiamo un'altra partita. Purtroppo è bello commentare sempre le vittorie, ma ci stanno anche partite, ripeto, che nascono sotto una stella sbagliata e dove in settimana avevamo avuto delle problematiche e te le accentuano. Potenza fa parte del passato, un passato recente che il Cerignola vuole immediatamente riscattare. Può farlo subito, tra l'altro, già domani sera sul campo del Catania nel turno infrasettimanale della stessa giornata. Fischio d'inizio al Massimino previsto alle ore 20:45. Raffaele contro i Lucani, oltre a Cuppone, ha dovuto fare a meno di Yallo, sempre in attacco, Ligi e Martinelli in difesa. Non sono previsti, almeno per il momento, innesti dal mercato degli svincolati per sopperire alla lunga assenza dell'ex attaccante del Pescara. Abbiamo delle difficoltà anche di organico che dobbiamo superare, è inutile piangersi addosso, quindi dobbiamo avere anche il tempo di lavorare, perché abbiamo 3 settimane, 3 partite in una settimana, e quindi dobbiamo partire forte caratterialmente e poi provare delle soluzioni che ci aiutano, perché abbiamo anche, ripeto, non il peso, ma abbiamo sempre l'obbligo di fare prestazione. Questo è quello che mi riguarda. Quando io, vincendo le partite, ho ribadito che le favorite sono altre, perché hanno degli organici che sono pronti a sostituire sempre con le stesse caratteristiche.